Buongiorno e ben trovati con la prima edizione dell'informazione di Antenna Sud che apriamo con la politica nazionale. Andiamo a Roma dove l'Aula del Senato ha approvato con la fiducia la conversione in legge del decreto carceri su proposta del guardasigilli Carlo Nordio che non era presente in aula per le opposizioni e però incostituzionale settimana. Settimana prossima il voto finale alla Camera. Il decreto approvato oggi in Senato va nella direzione giusta. No a sconti di pena e a scarcerazioni facili, sì ad assunzioni di agenti, a nuove carceri, a più comunità per consentire ai detenuti meritevoli di poter lavorare e rieducarsi. Il Senato dice sì al DL Carceri, ci sono in programma le edificazioni di nuovi istituti di pena, il numero di telefonate concesse ai detenuti viene aumentato da 4 a 6 al mese e si autorizza l'assunzione di 1.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. C'è poi, su proposta di Forza Italia, la possibilità di concedere i domiciliari ai malati e ultra settantenni e consentire ai detenuti di svolgere volontariato all'esterno del carcere. Il governo finalmente, grazie al Ministero della Giustizia, ha messo un direttore in ogni carcere, sta fornendo finalmente il personale che serve e finalmente stanno cambiando le cose. Non si risolvono i problemi del sovraffollamento delle carceri, svuotando le carceri, togliendo le pene. Si risolvono trovando delle soluzioni alternative. Secondo le opposizioni il provvedimento è incostituzionale, però visto che va contro l'articolo 27 della Carta, non ha requisiti dell'urgenza, perché come osserva il capogruppo M5S Stefano Patuanelli, si prevedono assunzioni di personale penitenziario solo nel 25-26 e non contiene nessuna norma contro il sovraffollamento. Siamo già ad oltre 60 suicidi, questo mi pare sia il numero a cui siamo arrivati, è un inferno in terra. Di fronte a questo servono risposte immediate, non palle buttate in tribuna, nuove carceri per le quali non ci sono le risorse, soluzioni che non danno alcuna risposta qui ed ora. Servono interventi qui ed ora per garantire a chi è detenuto di esserlo in condizione di umanità e di civiltà. Le misure ci sono, liberazione anticipata speciale, case di reinserimento sociale, provvedimenti sul numero chiuso, misure alternative. Il governo che fa esattamente l'opposto, aumenta gli ingressi in carcere, sono più di 400 al mese i nuovi ingressi in carcere. Non è più sostenibile la situazione. Torniamo adesso sull'incendio a Marina di Pulzano, non ce l'ha fatta l'anziana donna rimasta gravemente ferita in seguito al terribile incendio dello scorso 30 luglio che ha devastato Lido Silvana nel Tarantino. Era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico. Purtroppo adesso nel terribile incendio di Lido Silvana c'è anche una vittima. Non ce l'ha fatta l'anziana donna rimasta gravemente ferita in seguito al rogo che lo scorso 30 luglio ha devastato Lido Silvana a Marina di Pulzano nel Tarantino. Era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico. Troppo gravi le ferite riportate. Rita Fasanella aveva 86 anni, era nata ad Andria ma da tempo residente a Taranto. Sorpresa dalle fiamme altissime, era stata tratta in salvo non senza difficoltà da due vigili del fuoco nel giardino dell'abitazione in cui si trovava in quel momento. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La donna aveva ustioni severe su tutto il corpo. I sanitari hanno provato a stabilizzarla per poterla poi trasferire al centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi, ma purtroppo l'86enne non ce l'ha fatta. Si aggrava così il già pesantissimo bilancio del vasto incendio che ha interessato circa 50 ettari a Marina di Pulzano, una tragedia che adesso conta anche la perdita di una vita umana. Sull'episodio i carabinieri hanno fermato un uomo indagato perché ritenuto il presunto piromane. Secondo gli inquirenti, le fiamme si sarebbero propagate dal fuoco che avrebbe acceso per bruciare alcune stoppie. L'autopsia sul corpo della 86enne deceduta nel rogo di Marina di Pulzano sarà effettuata oggi, venerdì 2 agosto, dalla dottoressa Sara Sablone, medico legale del Policlinico Universitario di Bari. Andiamo all'interno dell'edicola del Sud, dove appunto si sofferma sulla ricostruzione, sul presunto piromane incastrato dai video. Come dicevamo, c'è un ferro.
fermo, come abbiamo appena sentito anche dalle parole del nostro direttore Gianni Sebastio, per l'incendio divampato nel primo pomeriggio di martedì a Marina di Pulsano, nella zona compresa tra Lido Silvana e Bosco Caggiano e il villaggio turistico Fara Morgana, e che vede tra i feriti, come dicevamo, una donna di 82 anni che ha riportato l'80% delle ustioni sul corpo, purtroppo nelle scorse ore è deceduta. E poi si tratta appunto di un uomo fermato di 67 anni del posto, incensurato, individuato grazie ad un esame delle telecamere di videosorveglianza da parte dei carabinieri forestali di Taranto e Manduria. L'uomo è finito ai domiciliari su disposizione del PM Vittoria Petronelli con l'accusa di incendio doloso. Da quanto si apprende, il 67enne era intento a bruciare sterpaglie quando, a causa del forte vento, avrebbe perso il controllo delle fiamme che si sono propagate da nord verso il sud, distruggendo oltre 100 ettari e lidi, tra cui Lido Silvana, Baia Serrone e Lido Persefone, distrutte anche diverse attività commerciali, l'intero Eden Park, auto completamente carbonizzate e abitazioni. La zona colpita era stata già teatro nel 2001 di un altro devastante incendio che aveva raso al suolo tutte le aree verdi. Dopo la grande paura andiamo a sentire anche il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, che ai nostri microfoni fa un lento ritorno alla normalità nella sua analisi post incendio. La nostra costa resta la più bella e questa amministrazione comunale è già al lavoro affinché tutto torni a splendere. Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano, convoca la stampa dopo il rogo che ha distrutto Lido Silvana. L'incendio è ora completamente spento, ha detto il sindaco, si apre una nuova fase. Ho comunicato dal comando dei vigili del fuoco che l'incendio è praticamente spento, non ci sono più rischi per l'incolumità pubblica. E andranno avanti invece nei prossimi giorni i controlli, sempre da parte di tecnici specializzati dei vigili del fuoco, i controlli sugli immobili, sulle abitazioni, per verificare se vi è o meno un problema di staticità. Sindaco, lei ha parlato di un responsabile, ha parlato di fonti ufficiali. Pare ci sia un uomo fermato, in stato di fermo, indagato attualmente per un reato, l'articolo 423 bis del codice penale, e quindi la magistratura sta facendo le proprie indagini, sta portando avanti le proprie indagini, e dovremmo attenerci soltanto alle notizie che verranno fuori dagli ambienti della Procura di Taranto. E il tema finisce anche in Parlamento. Andiamo all'interno del Nuovo Quotidiano di Puglia. Presentate due interrogazioni parlamentari dopo l'incendio di Lido Silvana, uno di Forza Italia, l'altra del Partito Democratico. Ho depositato un'interrogazione parlamentare unitamente ai parlamentari pugliesi di Forza Italia, anche a seguito delle sollecitazioni del consigliere regionale di Puglia, per richiedere al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci di affrontare immediatamente l'emergenza che si è creata a seguito dell'incendio a Pulsano in provincia di Taranto, che ha devastato la pineta di Lido Silvana, annuncia Vito De Palma, deputato ionico. Lo spaventoso rogo necessita di azioni immediate e di uno stanziamento per affrontare sia questa fase emergenziale sia per programmare la ripartenza. È fondamentale, prosegue il parlamentare, mettere in sicurezza l'area, garantire a cittadini e famiglie supporto e vicinanza e assistenza per la ricostruzione, aggiunge il rappresentante e capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e segretario provinciale di Taranto. L'incendio che ha devastato la pineta di Lido Silvana necessita di azioni immediate a tutti i livelli istituzionali per superare
superare l'emergenza, per questo ho sollecitato il deputato ionico di Forza Italia Vito De Palma per richiedere al ministro per la protezione civile uno stanziamento per affrontare i primi interventi urgenti per la bonifica, la messa in sicurezza dell'area, ha aggiunto il consigliere regionale del partito forzista Massimiliano Di Cuia. Identica richiesta, aggiunge, formulerò alla protezione civile regionale, superata la fase emergenziale, se verrà programmare la ripartenza e la ricostruzione degli immobili e delle attività danneggiate. E andiamo adesso a Fasano, parliamo di cronaca ma cambiamo decisamente argomento. Si è concluso ieri pomeriggio l'accertamento tecnico irripetibile sull'ascensore della palazzina dove è morta Clelia Di Tano, la 25enne di Fasano, precipitata nel vano. Un termine di 10 giorni ai consulenti e ai legali delle parti per depositare le loro osservazioni, poi tutto passerà nelle mani della Procura di Brindisi per diventare elemento di prova nel futuro dibattimento. Si è concluso nella giornata di giovedì l'accertamento tecnico sull'ascensore della palazzina al civico 160 di Via Piave a Fasano, lì dove precipitando nel vano ascensore è morta lo scorso 1° luglio la 25enne Clelia Di Tano. La perizia è stata disposta dalla stessa Procura messapica che continua a raccogliere elementi utili all'inchiesta per omicidio colposo che vede indagate 4 persone, tutte coinvolte a vario titolo nell'attività di manutenzione dell'impianto, ovvero al netto dei tecnicismi giuridici il corpo del presunto reato. Alle operazioni eseguite sotto l'occhio dei carabinieri della compagnia di Fasano era presente anche il papà di Clelia, Giuseppe Di Tano, lui che, come la moglie Giusi, chiede sia fatta piena luce sulle responsabilità della tragedia. Andiamo adesso a Foggia, omicidio della tabaccaia Franca Marasco, slitta a settembre l'udienza preliminare del procedimento che vede imputato un 44enne di origini africane. I familiari della vittima non credono alla versione del semplice tentativo di rapina finito in tragedia, così come confermato ai nostri microfoni dal loro legale difensore, l'avvocato Giulio Treggiani. La famiglia ritiene che le motivazioni di questo episodio non siano la semplice rapina di un balordo, eccetera, eccetera. I familiari della tabaccaia Franca Marasco, uccisa brutalmente a Foggia il 28 agosto del 2023 all'interno della propria rivendita, si sono costituiti parte civile nel processo a carico di un 44enne bracciante di origini nordafricane, reo confesso di omicidio a scopo di rapina, per rubare nello specifico 75 euro e 2 telefonini. Questa versione dei fatti non ha mai convinto del tutto la famiglia della 72enne, così come confermato dall'avvocato difensore Giulio Treggiari. Perché alla famiglia risultano minacce precedenti, piccole cose che hanno un significato se concatenate, perché loro ritengono che ci fosse qualcuno che volesse spingere alla vendita della concessione del tabacchi, eccetera, eccetera. Però purtroppo piste sicure sotto questo aspetto non ce ne sono. Io mi auguro che nel corso del dibattimento possa venire fuori qualcosa che possa dare una costruzione diversa alle ipotesi investigativa. Non è che cambi molto, voglio dire, però ha più senso una cosa diversa. Intanto salta per un doppio impedimento e slitta il 26 settembre l'udienza preliminare con conseguente sospensione dei termini di carcerazione preventiva a carico dell'imputato. L'udienza è slittata per dei problemi tecnici, di notifiche, di trasferimenti, però il GIP ha sospeso i termini di custodia cautelare, quindi il pericolo che scadessero e che potesse essere rimesso in libertà è stato scongiurato. Andiamo a Lecce, 3 telefonini cellulari e hashish, ancora un sequestro nel carcere di Borgo San Nicola nella città leccese, a scoprire gli agenti della polizia penitenziaria.
Sono stati trovati in possesso di microtelefoni cellulari nascosti all'interno delle loro celle, rinvenuti dagli agenti della polizia penitenziaria nel corso di operazioni di perquisizione iniziate nei giorni scorsi in seguito alla scoperta di altri oggetti utili alla comunicazione con l'esterno. Per questo motivo, tre detenuti reclusi presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e nei loro confronti, come previsto, è stato avviato un procedimento disciplinare. Solo 24 ore prima, un'altra perquisizione da parte degli agenti della polizia penitenziaria coordinati dal comandante Pasquale Somma ha permesso di rintracciare 737 grammi di hashish, 8 microtelefoni, 4 smartphone, 2 lettori per microschede, 13 gavetti per batterie e 2 coltelli rudimentali in possesso dei detenuti. E alla luce degli ultimi risultati, nei prossimi giorni i poliziotti continueranno a svolgere verifiche e controlli anche con ulteriori e sofisticati sistemi di sicurezza. Ancora cronaca, questa volta nel Foggiano. Sono 500 i chilogrammi di materiale esplosivo ad alto potenziale sequestrati dai finanzieri di Foggia all'interno di un palazzo del quartiere CEP. Una persona è stata arrestata. 500 kg di materiale esplosivo ad alto potenziale, denaro contante per oltre 100.000 euro, un chilo di hashish ed una pistola. E quanto è stato sequestrato dai finanzieri del gruppo di Foggia all'interno di un palazzo del quartiere CEP del capoluogo Dauno e il cui detentore è stato tratto in arresto. I militari sono intervenuti su delega della Procura della Repubblica di Foggia nel contesto di indagini su possibili cessioni illecite di materiali esplodenti. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche alcune bilance di precisione e materiali utili alla preparazione degli involucri contenenti il materiale esplosivo. La perquisizione è stata poi estesa ad altri locali dell'edificio, rinvenendo nel seminterrato un deposito con ammassati oltre 4.000 manufatti esplodenti e ulteriori utensili necessari per il confezionamento. Verificate le condizioni del materiale custodito senza alcuna cautela e autorizzazione e l'elevato potenziale esplosivo, l'area è stata subito messa in sicurezza con l'intervento di una squadra di artificieri della Polizia di Stato. Il materiale è stato dunque rimosso, sequestrato e affidato in giudiziale custodia ad una struttura specializzata. Parliamo adesso di lavoro. Nel corso di un vertice in regione si è discusso delle prospettive dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Delle prospettive del sito aeronautico e dell'aerospazio di Grottaglie si è discusso nel vertice svoltosi presso la presidenza della Regione Puglia. Presenti le istituzioni, i vertici delle aziende e i sindacati. Nel vertice su Leonardo si è valutata la possibilità di nuove aree, ma anche di capannoni per le attività industriali, come pure la necessità di prevedere corsi di alta formazione per i lavoratori. Circa l'aspetto occupazionale, presto sarà attivato un tavolo per le aziende dell'indotto. A Regione Puglia abbiamo chiesto un tavolo dedicato, tecnico, sull'indotto, soprattutto su quelle aziende tipo Tecnoplans che hanno già finito la cassa integrazione straordinaria insieme a Ivra, insieme a Axist e insieme a Svib, in cui noi possiamo incontrare soprattutto le aziende dell'indotto e con loro interloquire su quella che è e quella che può essere il miglior strumento per poter cercare di non aggraviare per quanto riguarda gli stipendi dei lavoratori. Insieme a questa Regione Puglia, a SEPAC, abbiamo chiesto di interessarsi per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi dell'aeroporto di Puglia e di aeroporti di Puglia. Quindi io penso che con queste due direttive, insieme all'accordo siglato di Leonardo Aerostrutture, possiamo andare avanti e soprattutto monitorare l'accordo fatto. Il focus sullo stabilimento di Grottaglie rimane dunque attivo, come la vicenda che riguarda gli oltre 1.000 dipendenti dello stabilimento Leonardo. Andiamo adesso all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno per continuare a parlare di regione, in particolare le polemiche legate all'ultimo consiglio regionale, flop su autonomia e DEFR. La maggioranza di centro-sinistra evapora in consiglio regionale è il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Nell'articolo di Alessandra Colucci, la maggioranza invia un messaggio forte e chiaro al governatore Michele Emiliano. Nell'ultimo consiglio regionale prima della pausa estiva assesta un doppio colpo, facendo saltare sia l'approvazione del DEFR che il via libera alle proposte per il referendum contro l'autonomia differenziata. Che si tratti di una seduta complessa è chiaro sin dalle prime battute, perché i temi all'ordine del giorno ci sono, appunto il documento finanziario e la nuova approvazione delle proposte referendarie
contro l'autonomia differenziata. La partita si gioca tutta sui numeri e 26 è l'obiettivo per portare a casa i provvedimenti, numeri che la maggioranza deve trovare in sé in considerazione del fatto che l'opposizione si è chiamata fuori già alla vigilia. Il centro-sinistra deve fare i conti con una serie di mal di pancia di differente origine. Si va all'argomento della coalizione, a un clima da regolamento dei conti interno, passando per la questione del TFM e per il trattamento di fine mandato, sul quale nella soluzione della seduta del 23 dello scorso luglio è stata messa una pietra tombale. La seduta si insedia, ma subito è evidente che non sarà facile, con una serie di richieste di anticipazione di alcuni punti, tanto da far sbottare il capogruppo di Per la Puglia Saverio Tramacco, che sottolinea il fatto che sistematicamente la sequenza dei lavori scelta dalla conferenza dei capigruppo venga poi ribaltata in aula. Infatti questo accade su richiesta dell'assessore al bilancio Raffaele Piemontese: viene messo ai voti, approvata l'anticipazione del punto relativo all'adozione del documento di economia e finanza regionale per l'annualità 2025-27, il DEF appunto, e qui arrivano le prime battute d'arresto. La votazione non dà esito positivo perché i 24 voti favorevoli non bastano. A questo punto è chiaro che occorre capire quale direzione prenderà la seduta. Il primo colpo è stato assestato, ma un secondo, ovvero la nuova approvazione delle due proposte per il referendum contro l'autonomia differenziata, sarebbe difficile da mandare giù per due motivi. Il primo è legato al fatto che i provvedimenti siano tornati in aula per un vizio di forma, mancano infatti i nomi dei proponenti, e il secondo è puramente politico e chiama in causa un procedimento del Partito Democratico Nazionale per far presentare richieste di referendum a 5 consiglieri regionali, come previsto dall'articolo 75. All'appello hanno risposto Campania, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Manca la quinta regione, chiaramente la Puglia. Per calmare gli animi e cercare di serrare i ranghi viene disposta una interruzione dei lavori di un'ora, propiziata dalla richiesta di Alessandro Leoci di CON. Poco più di 60 minuti dopo si torna in aula, ma la situazione sembra essere la stessa. A poco serve l'appello di Fabiano Amati, che fa notare che il clima di incertezza politica rischia di far saltare l'esame del punto 4 dell'ordine del giorno, che prevede l'introduzione di 407 nuove prestazioni sanitarie, i nuovi LEA, quando immediatamente dopo si va alla verifica del numero legale, che non c'è. Alla presidente Loredana Cabone non resta altro da fare che sciogliere il consiglio regionale. Quasi impossibile la convocazione di una seduta straordinaria agostana, e tutto dovrebbe essere rinviato a settembre. Andiamo adesso a Brindisi con il cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. I cittadini e le imprese hanno necessità di essere tutelate. La Guardia di Finanza deve essere in prima linea e fare questo. Abbiamo bisogno però della collaborazione della cittadinanza. Così il colonnello Emilio Fiora, nel suo primo giorno da comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi. La tradizionale cerimonia interna al mattino, l'incontro con i giornalisti nel pomeriggio. Cambio di comando al vertice della Guardia di Finanza di Brindisi tra l'uscente colonnello Pier Giorgio Vanni e il parigrado Emilio Fiora. Il colonnello Vanni proseguirà la sua carriera a Roma, il collega invece proviene dal comando provinciale di Lecco. Dobbiamo essere di supporto nella lotta contro tutto ciò che legalmente rallenta, impedisce e soffoca l'occupazione, ha dichiarato il comandante Fiora, contento di essere tornato al Sud dopo le esperienze di Palermo e Crotone. Sono contento di essere tornato al Sud, sono davvero felice e orgoglioso dell'incarico che la Guardia di Finanza mi ha affidato.
Saluto subito tutte le autorità di questa provincia, alle quali assicuro la massima collaborazione sin dal primo momento, ma soprattutto saluto la popolazione di questo territorio meraviglioso, un territorio nel quale la Guardia di Finanza deve fare la sua parte, deve giocare un ruolo fondamentale, a favore dei cittadini onesti, a favore delle imprese, per garantire con quest'opera un continuo sviluppo. Oggi, dopo 3 anni lasciando il comando, sento il dovere, ma anche il piacere di salutare Brindisi, questa bellissima terra, tutti gli enti, le istituzioni con cui abbiamo collaborato e con cui c'è stato un rapporto di sinergia perfetta, ma soprattutto devo ringraziare anche i tanti finanzieri che lavorano qui a Brindisi. E andiamo adesso a Terlizzi, dove è stato inaugurato il sottopasso realizzato da Ferrotranviaria su finanziamento regionale. La città di Terlizzi finalmente ha il suo sottopasso. Si tratta di un'opera importante e necessaria perché senza l'eliminazione del passaggio livello qui sarebbero a breve transitati circa 200 treni e la città sarebbe stata bloccata. Si tratta di un progetto venuto da lontano e che ha conosciuto diverse vicissitudini, come è stato spiegato nel corso dell'inaugurazione. Dopo un inizio, credo 2007-2008, da parte dell'amministrazione Vendola, praticamente nel 2014 era tutto perduto, nel senso che per varie vicissitudini erano scaduti i finanziamenti, non erano stati utilizzati, e devo dire che è stato merito dell'assessore Gianni Giannini e della Regione Puglia, con testardaggine, riallocare immediatamente il finanziamento sul quadro di finanziamento successivo e quindi proseguire di slancio. È un'opera che migliorerà la viabilità urbana e garantirà, come ha sottolineato l'assessore regionale trasporti Deborah Cilento, maggiore sicurezza. Andiamo a completare un progetto che trova fondamento storico, visto che ha conosciuto diverse fasi, diversi cambiamenti, ma finalmente doniamo alla città di Terlizzi quest'opera che ha trovato compimento, che sicuramente avrà ancora un proseguo, ma che riusciremo a capire nelle programmazioni dei prossimi giorni. Per il sindaco Michelangelo De Chirico il sottopasso non è un punto di arrivo ma di partenza. È un bellissimo momento per tutti quanti noi, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché auspichiamo che la Regione Puglia possa con la Ferrotranviaria prolungare il sottopasso verso la strada Terlizzi-Mariotto, in modo tale da completare l'opera ed evitare alcune criticità che si porranno nella zona artigianale di Via Favale. Si tratta del terzo passaggio livello che viene chiuso, come evidenziato nel suo intervento Massimo Nitti di Ferrotranviaria. Riusciamo a rendere fruibile quest'opera, che darà un grande respiro alla circolazione nell'ambito della città di Terlizzi. Il Consiglio Comunale di Taranto approva la presa d'atto del Master Plan per i Giochi del Mediterraneo e la variante urbanistica per l'ex regionale 8, ma esplode il caso Taranto Calcio, parla il vice sindaco Azzaro. Consiglio Comunale di Taranto senza sorprese nei lavori in aula, ma sul display dei cellulari domina la crisi del Taranto Calcio e i suoi sviluppi futuri. Nessun intoppo nelle votazioni relative alle prese d'atto delle conclusioni delle conferenze dei servizi relativi allo stadio del nuoto e al centro nautico inseriti nel nuovo master plan dei giochi del Mediterraneo, provvedimenti passati all'unanimità. È passata a maggioranza la variante urbanistica per la realizzazione della Taranto Vetrana ex regionale 8, la cosiddetta litoranea interna. Ma la crisi del Taranto Calcio dopo le dimissioni della presidente Giove è salita prepotentemente d'attualità nel corso dei lavori. Il massimo dirigente ha motivato la sua decisione con l'arrivo della concessione dello stadio Iacovone limitata al 30 settembre. Il vice sindaco Azzaro risponde ad Antenna Sud. Il comune non poteva andare oltre quella data. La disponibilità è stata data al 30 settembre perché finalmente è arrivata una nota ufficiale da parte della struttura commissariale dove ci comunicano che dal 1 ottobre inizia il cantiere e quindi, anche se il comune è titolare dell'immobile, dal 1 ottobre non ha più la disponibilità
disponibilità di quell'immobile. Sappiamo quanto il Taranto Calcio sia nel cuore dei nostri cittadini. Se è vero così, noi ringraziamo il presidente per tutto quello che ha fatto, però può venire tranquillamente qui al comune e tutti quanti insieme con la città e con le, diciamo, gli imprenditori del territorio possiamo dare una giusta successione. Il consigliere d'opposizione Luca Contrario, assieme al collega Antonio Lenti, aveva chiesto chiarezza a Giove in una nota interrogativo rafforzato dopo gli ultimi accadimenti. La gestione di dove avrebbe giocato il Taranto in questa stagione durante lo stadio è stata una gestione pessima da parte di tutti, commissario, comune e società. E andiamo all'interno del Nuovo Quotidiano di Puglia, che proprio su questo tema dedica una ampia pagina, in particolare anche sulla riunione del Comitato per i Giochi del Mediterraneo. Attesi i decreti, a giorni si potranno lanciare le gare. Era una possibilità già presa in considerazione per l'ospitalità di circa 4.500 tra atleti e accompagnatori attesi per i Giochi del Mediterraneo. E ieri è stata approvata dal comitato che sovrintende l'evento del 2026. Saranno due navi da crociere, almeno da 3.000 posti ciascuna, a sostare nel porto di Taranto per il periodo dei giochi. Saranno gli alloggi temporanei di coloro che parteciperanno alle manifestazioni. Adesso alla delibera del comitato, che raccoglie una proposta specifica del direttore generale Carlo Molfetta, ma in realtà non c'erano alternative alle navi, deve seguire la gara d'appalto. Quest'ultima verrà lanciata dopo che sarà stato sciolto il nodo delle risorse necessarie all'organizzazione dei giochi, che è cosa diversa dagli impianti sportivi. Si stimano costi pari a 35-40 milioni di euro, attualmente del tutto scoperti per le navi. Tuttavia il commissario provvederà prima a sentire informalmente le compagnie, dopodiché passerà alla gara, che non può nemmeno essere rinviata di molto, perché essendo i giochi tra fine agosto e primi di settembre, periodo di crociere, le unità vanno comunque bloccate. Il comitato di ieri, presieduto da Massimo Ferrarese, ha visto il debutto dell'ex assessore comunale di Taranto Mattia Giorno, che era collegato in rappresentanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Noi ci fermiamo qualche istante, lo spazio al meteo e poi seconda parte del nostro telegiornale. Seconda parte dell'informazione di Antenna Sud. Andiamo a Bari con il caso taxi, facciamo il punto con le file dei turisti. Perfetto. We just had a wonderful driver. Antonio. Antonio. Almeno durante la giornata, problemi, salvo eventuali ritardi di bus o treni, che qualche volta capitano e come, i servizi di trasporto, anche privati a Bari, sono apprezzati dai turisti, come si evince dall'intervista. Una volta in centro, i mezzi per raggiungere i luoghi di attrazione ci sono, anche se qualcuno, vuoi per godersi il mare del panorama cittadino, preferisce farsi il centro città a piedi. Il problema subentra a partire dalle 23 in poi, servizi carenti o assenti durante la notte, con buona pace di chi anche in aeroporto vorrebbe arrivare a destinazione. I taxi aiutano indubbiamente e si stanno attivando coi doppi servizi, ma ammoniscono: tutto questo non è sufficiente se non segue un potenziamento delle corse dei mezzi pubblici, perché non tutti possono permettersi cifre alte, soprattutto se diretti in centri come Polignano o Monopoli. Sì, ok, c'è il tassista, c'è il ragazzo, comunque la persona che fa il doppio turno, ma mancano comunque i mezzi pubblici, quindi solo noi tassisti non bastiamo, specialmente quando arrivano aerei in forte ritardo, tipo verso le 2 o le 3. Abbiamo sempre dato la disponibilità ad aumentare le ore, come ho già detto prima, ma da soli è dura, da soli è dura, perché si crea quel disservizio in alcune ore, soprattutto notturno. Quindi a nostro modo di vedere le cose basterebbe potenziare il servizio di linea.
È proprio sui trasporti e la mobilità, andiamo all'interno del Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Brindisi, che fa riferimento in questo caso alla sosta selvaggia sulla Litorania, in futuro la ciclopedonale, una piaga che ancora esiste ma che si è comunque ridotta negli anni anche grazie all'individuazione di diverse aree in cui lasciare l'auto. Rigenerazione per la Litorania, un progetto di sostanziale trasformazione, l'accento sulla costa selvaggia nella Litorania, tra le tematiche da affrontare anche per il nuovo assessore ai lavori pubblici Cosimo Elmo. Ridurre i ritardi è proprio la dichiarazione del nuovo assessore al traffico, ai parcheggi e al, come dicevamo, ai lavori pubblici, che ha preso possesso degli uffici. Si è svolta la prima giunta, ha riferito, con questioni non esaminate per 40 giorni. Lo stop all'attività giuntale non ha fatto bene a nessuno, ma ora stiamo lavorando per recuperare e ascoltare tutta la maggioranza. Andiamo adesso a Barletta con la prefettura della BAT, che ha elaborato il piano per l'esodo estivo. Un piano per fronteggiare l'emergenza traffico durante l'esodo estivo causato dalle vacanze. Nella sede della prefettura della BAT si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Silvana D'Agostino, dal quale hanno partecipato il presidente della provincia, i sindaci dei comuni capoluogo, di vertici provinciali delle forze di polizia e della polizia stradale. Nel corso della riunione è stata esaminata la direttiva ministeriale per l'attività di polizia stradale per fronteggiare le eventuali situazioni di crisi alla luce del consistente aumento del traffico veicolare durante la stagione estiva in corso. A tal riguardo è stato stabilito che la polizia stradale assicurerà il massimo impegno sulla viabilità autostradale ed extraurbana principale, intensificando i servizi antirapine ed il ruolo preminente affidato alle polizie locali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale all'interno dei centri urbani. Contestualmente, in considerazione dell'analisi dell'incidentalità stradale, risulteranno di strategica importanza le attività di contrasto dei più pericolosi comportamenti alla guida, con particolare riguardo alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, specie nei fine settimana nei luoghi di maggior richiamo turistico e di ritrovo giovanile. Nel corso della riunione è stato inoltre esaminato, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio Confesercenti, il protocollo di prossima sottoscrizione per la legalità e la sicurezza delle imprese in tema di videoallarme antirapina, che prevede il collegamento dei sistemi di videoallarme degli esercenti con le sale operative delle forze di polizia. E dai dati della goletta verde di Legambiente andiamo all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno. Le chiare, fresche e dolci acque, la goletta verde loda la Puglia, il 97% del mare non è inquinato, unico neo proprio la Litorania di Ponente a Barletta. Speriamo che ogni anno le analisi diano risultati entro i limiti su tutti i campioni. Continua la tendenza comunque positiva, ma è importante non fare passi indietro, è l'avvertimento da parte di Legambiente. Andiamo adesso a Taranto sulla questione grandi eventi e concerti in città. La Confcommercio riafferma la propria posizione dopo il botta e risposta con il Comune. Grandi eventi a Taranto, dove e come farli? Tra Confcommercio Ionica e Palazzo di Città le posizioni restano distanti dopo il botta e risposta degli ultimi giorni, ma i commercianti riaffermano la richiesta di spostarli dalla rotonda e la volontà di discuterne con il comune. Tutto nasce da una riflessione su una recente rassegna musicale sulla rotonda del lungomare. Confcommercio protesta per i troppi divieti che isolerebbero in quei giorni Città Vecchia e Borgo, causando un drastico calo per attività del commercio, ristoranti e pizzerie. Dura la reazione dell'assessore alla cultura
Angelica Lussoso, che ha difeso nettamente la scelta della rotonda, parlando di polemica pretestuosa che alimenta stasi e immobilismo e accusando i commercianti di fare poco per l'accoglienza turistica, soprattutto nelle domeniche. Il vicepresidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, non vuole rinfocolare le polemiche, ma riafferma le idee degli operatori di spostare dalla rotonda almeno gli eventi meno roboanti e spiega la situazione delle aperture domenicali, in attesa di nuovi tavoli di confronto. Ci sono manifestazioni, vedi il Medimex, che noi, dove noi abbiamo anche un ritorno economico, e sarebbe un suicidio non dover ammettere queste cose. Quindi se l'evento deve esserci, deve portare economia, deve portare serenità, deve portare, e deve essere fatto con garbo, con il rispetto verso tutte le parti sociali. Basta con questa demagogia, questo populismo legato alle navi da crociera, dove si vorrebbe con 40 gradi che i commercianti aprissero la domenica con quel poco che rimane e che viene lasciato al territorio. Noi dobbiamo dire veramente quanti croceristi rimangono a Taranto. Una buona sanità nel territorio brindisino: cade e si frattura un femore, viene operato a 104 anni ed in reparto da qualche giorno dopo l'intervento viene rimesso in piedi per i primi passi. È la storia di un pensionato della provincia di Brindisi che nei giorni scorsi è stato operato nell'ospedale Antonio Perrino dall'equipe di Gianfranco Corina, direttore del reparto di ortopedia e traumatologia, per una frattura al femore. L'arto, spiegano dall'ASL di Brindisi, è stato rimesso a posto senza complicazioni, come è stato confermato da un ulteriore controllo post-operatorio che ha certificato la buona riuscita dell'intervento sull'ultracentenario. Andiamo adesso a Celle Messapica, rimaniamo nel brindisino, sulla questione rifiuti. L'assemblea dei sindaci a Celle Messapica, le ultime novità nel servizio di Cristina Cavallo. È stato approvato il progetto definitivo del servizio di raccolta, trasporto, rifiuti e spazzamento stradale dell'ambito di raccolta ottimale 1 Brindisi Ovest. I sindaci dei nuovi comuni hanno votato all'unanimità il nuovo progetto. Il vecchio, infatti, ormai non rispondeva più alle esigenze dei vari comuni, come affermato dal presidente dell'ambito Brindisi 1 e sindaco di Celle Messapica, Angelo Palmisano. È stato un procedimento abbastanza complesso che ha visto, insomma, tutti i comuni, i tecnici dei comuni, a cui va un particolare ringraziamento per il lavoro svolto, a tutti i sindaci, alla struttura tecnica, all'ingegnere comunale dell'Aro. Quindi è stato un lavoro molto complesso che oggi abbiamo portato finalmente a termine, quindi abbiamo approvato il progetto definitivo che adesso vedrà, insomma, il nuovo procedimento tecnico fatto dal RUP e dai vari supporti per addivenire a quella che sarà la gara vera e propria. Ora si passerà alla seconda fase, quella della messa a bando del nuovo progetto. I tempi tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. I prossimi step sono: intanto c'è già una stazione appaltante, perché abbiamo sottoscritto una convenzione con Ager, con l'agenzia regionale, che svolgerà quel ruolo, e poi confidiamo che tra la fine di questo, per essere realisti, insomma, tra la fine di quest'anno solare intendo, l'inizio del prossimo, quel progetto, quel bando possa finalmente essere pubblicato e di lì a poco, i tempi sono quelli di una gara che ha questo valore, avere un nuovo gestore. Polemica a Lecce con il sindaco Poli Bortone che rimuove i cordoli e l'ex assessore De Matteis tuona: stiamo tornando indietro, e esprime il suo rammarico riguardante le piste ciclabili. L'amministrazione comunale di Lecce ha avviato nelle scorse ore la rimozione dei cordoli che definiscono la corsia ciclabile di via 25 luglio, con l'intento di riposizionare la corsia esclusivamente per le biciclette lungo il lato destro della carreggiata. È proprio l'ex assessore alla mobilità a commentare la decisione. Ma c'è rammarico e dispiacere perché non si guarda alla sicurezza dei ciclisti urbani, e noi abbiamo puntato molto sulla sicurezza stradale, ma su questo viale ad esempio l'attraversamento pedonale in uscita dalla villa comunale era oggetto di molti incidenti proprio a causa dei sorpassi, perché come vedrete alle mie spalle su questa strada si continuerà a camminare su un'unica fila, cioè le dimensioni della sede stradale sono queste, quindi quel cordolo era una protezione. Da oggi in poi vedremo
un ritorno al passato e le auto parcheggiate. Il divieto di sosta c'è ancora, ma vedremo le auto parcheggiate come questa mattina. Sarà possibile rimuovere le altre piste ciclabili? Ma io penso che se vogliono dare un segnale con questa rimozione, era quella più facile, era fatta con risorse di bilancio, con un'ordinanza che mi auguro verrà pubblicata a breve. Ad oggi sull'albo pretorio non c'era ancora nulla e quindi era quella più facile da rimuovere. Su altre ci sono dei vincoli progettuali, dei vincoli e risorse economiche, credo che sarà molto più difficile, ma mi auguro che si ragionerà con coscienza e non su una battaglia ideologica. La sicurezza deve riguardare tutti i nostri concittadini. Intanto però i leccesi sembrano aver interpretato questa rimozione come un messaggio di liberi tutti, tanto che immediatamente compaiono le auto parcheggiate in divieto. Nuovo ospedale di Andria, tempi più certi e risorse disponibili. Dopo la firma dell'accordo di programma e dello schema aggiuntivo per 186 milioni di euro, il progetto del nuovo ospedale di Andria può contare anche sulle risorse tornate in possesso della Regione Puglia, 318 milioni utilizzabili per i progetti per cui si richiede il finanziamento, tra i 6 e gli 8 mesi a partire dallo scorso 26 luglio per la validazione del cronoprogramma, altri 4 mesi invece per la progettazione esecutiva. I fondi sono tornati nella disponibilità della Regione Puglia con la firma dell'accordo di programma e quindi i soldi quindi ci sono, e per dare la copertura finanziaria appunto agli atti propedeutici che devono portare, ci auguriamo, dal cronoprogramma che è stato consegnato ieri, altra novità, il cronoprogramma che la ASBT ha fornito alla Commissione e il cronoprogramma che vedrà impegnato la ASL insieme con gli uffici anche della Regione dell'Asset in una serie di attività burocratiche che dovrebbero portare, speriamo, ci auguriamo che... Nuovo iter verso il bando atteso nel 2025 a ridosso delle regionali in Puglia. Le tempistiche fanno discutere le controparti politiche. I tempi che la ASL si è data sono tempi anche abbastanza larghi, quindi che possono essere senz'altro ridotti, a settembre del 2025 a bandire la gara per il nuovo ospedale di Andria. Per cui è un'importante notizia, oltre quella che attendavamo della sottoscrizione con i progettisti dell'atto aggiuntivo. Senza quest'atto aggiuntivo non si poteva andare avanti con le procedure. Ma è normale che su un tema così importante, su un tema così delicato, si fa facile. È più facile strumentalizzare, è più facile distruggere che provare a costruire. Noi abbiamo la responsabilità di garantire su questo territorio un ospedale di emergenza urgenza di secondo livello che non soltanto copra le esigenze della comunità di Andria, ma di un intero territorio. E per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Siparietto a Surbo tra il sindaco e il presidente del consiglio, con lo stesso presidente che chiede al primo cittadino di essere sfiduciato, ma non può essere sfiduciato dallo stesso sindaco di Surbo. La mozione d'ordine, se mi è consentita, presidente, rispetto a questo punto e al successivo, ovviamente sono aperto a qualunque richiesta di chiarimento, a qualunque domanda da parte dei consiglieri. Preferirei, se fosse possibile, che ogni consigliere nel suo intervento esaurisse le domande eventualmente che vorrà pormi e non cominci, come purtroppo è prassi consolidata di questo consiglio, una sorta di domanda-risposta, che non credo sia prevista peraltro nel regolamento, le cui procedure cerchiamo sempre di applicare e non di piegare, come qualcuno animato evidentemente da sentimenti non positivi ha avuto modo di dire, ma semplicemente anche per una maggiore economia della discussione, una chiarezza anche delle questioni, così come proveremo appunto e proviamo sempre a fare in questa assise. Grazie. Continua lo show all'interno del Consiglio Comunale di Surbo e questa volta i protagonisti sono il sindaco Trio e il presidente del Consiglio Antonazzi. Sindaco, finché sarò presidente di questa assise, il consiglio lo fa condurre a me. Se poi un giorno le vado più bene, mi sfiducia, ne elegge un altro. E vediamo se segue le sue direttive
alla lettera. Questo siparietto, il Presidente del Consiglio ammonisce il Sindaco facendo riferimento a un eventuale atto di sfiducia, ignorando però la legge che dice: la figura del Presidente del Consiglio Comunale è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia. Insomma, il Presidente del Consiglio viene votato dai consiglieri e non può essere sfiduciato dal Sindaco, ma Antonazzi dice il contrario. Se poi un giorno non le vado più bene, mi sfiducia, ne elegge un altro e vediamo se segue le sue, direttive alla lettera. Nell'aeroporto di Bari è aperto un desk informativo sulla Basilicata. Da Matera, con il suo borgo di Sassi, è facilmente raggiungibile dal capoluogo con la strada statale 96 in appena 45 minuti al capoluogo Potenza e poi ancora le spiagge nere di Maratea sulla costa tirrenica e l'armonia verde dell'Appennino e del Pollino Lucano. All'aeroporto Carlo Itiva di Bari, al piano terra, quello degli arrivi, i tantissimi turisti che approdano giornalmente nel principale scalo pugliese potranno ricevere e chiedere informazioni al nuovo desk informativo che permette di scoprire le bellezze della Basilicata, un'iniziativa firmata dall'Agenzia di Promozione Turistica Lucana e realizzata in sinergia con Aeroporti di Puglia per rendere le due regioni sempre più vicine. I dati del turismo estero sono quelli più confortanti rispetto alla crescita che abbiamo avuto anche nei confronti del 2019, quindi avere una postazione in una posizione così visibile, intercettata proprio sul flusso degli arrivi qui all'aeroporto di Bari Palese per noi è molto importante. Noi riteniamo che in un prossimo futuro sia imprescindibile che il nostro sistema aeroportuale goda dei benefici e faccia godere dei benefici queste regioni che tanto hanno in comune anche in termini proprio di vicinanza sociale che viene espressa dai cittadini di queste due regioni. Come avevamo accennato prima, all'interno dei giornali quest'oggi in edicola, il campionamento di Goletta Verde ha certificato l'inquinamento del mare di Barletta in corrispondenza della litoranea di Ponente, in contrasto alle analisi ARPA che invece ne hanno certificato i valori entro la norma. Dopo le dichiarazioni del sindaco Cosimo Cannito, l'opposizione chiede chiarimenti sulle effettivo stato di salute delle acque cittadine. Il campionamento di Goletta Verde ha certificato l'inquinamento del mare di Barletta in corrispondenza della litoranea di Ponente, in contrasto con le analisi ARPA che invece ne hanno certificato i valori entro la norma. Dopo le dichiarazioni del sindaco Cosimo Cannito, l'opposizione chiede chiarimenti sull'effettivo stato di salute delle acque cittadine e la questione sbarca sui banchi del Consiglio Comunale di mercoledì. Abbiamo chiesto però di evitare questo scontro tra ciò che dice l'ARPA e ciò che dice Goletta Verde. I dati sono allarmanti, sono preoccupanti, non si tratta di creare appunto procurato allarme, ma si tratta di tutelare la salute dei cittadini. Nel mare vanno tantissime persone, bambini, anziani, turisti e quindi è giusto far sapere loro la qualità dell'acqua in cui appunto si bagnano. Abbiamo chiesto che vengano fatti ulteriori monitoraggi e che venga appunto valutata insieme, ci sia un coordinamento tra l'ARPA, l'amministrazione comunale e Goletta Verde, quindi Legambiente, per cercare appunto di risolvere questo problema che effettivamente c'è. Risposta secca da parte di Cannito, con un acceso confronto con una rappresentanza dell'opposizione anche durante una pausa pomeridiana della seduta. La richiesta inoltrata attraverso le domande di attualità punta ad ottenere dati certi nel pieno della stagione balneare barlettana. Il sindaco secondo noi ha risposto in maniera molto rigida dando priorità alle analisi e quindi alle rilevazioni fatte dall'ARPA. Noi non abbiamo detto che il sindaco è colpevole di qualcosa, abbiamo soltanto detto che è emerso un dato preoccupante e su questo bisogna lavorare per garantire il miglioramento della qualità dell'acqua.
Il fenomeno dell'abbandono dei cani in estate cresce sensibilmente anche a causa della irresponsabilità dei loro padroni. Siamo stati nel canile di Bisceglie, amici miei, ed abbiamo raccolto la denuncia del direttore Pasquale Mauro. L'animale è un oggetto, non viene ancora preso consapevolmente che è un membro della famiglia. Se uno affida un nipote, che fa? Deve andarsi a fare la vacanza e lo abbandona per strada. Chiedono di poter lasciare il proprio animale per un po' il tempo di qualche giorno di vacanza. Molti sono abbandoni camuffati, animali domestici, la stragrande maggioranza cani di cui ci si vuole liberare perché diventati di peso a casa e non più graditi. Questo è il risultato di comportamenti non responsabili. Ancora oggi molte persone prendono in casa un animale in maniera troppo superficiale, senza essere pienamente consapevoli della portata di questo impegno. È la denuncia di Pasquale Mauro, direttore del canile Amici Miei di Bisceglie. Gli amici di Bisceglie sono dei cani molto spesso abbandonati. Quanti in percentuale rispetto a quelli che sono nella struttura? Allora, tutti i cani che sono nella struttura, la maggior parte sono l'80% cani abbandonati attualmente. Il 20%, il 30% sono cani randaggi che sono nati nell'agro. Però l'80% che oggi abbiamo in canile, che sono cani maggiormente che sono stati abbandonati dalle famiglie e, siccome sono di taglia grande, non sono richiesti per nelle adozioni. La struttura ospita sempre più spesso animali che, per motivi di taglia, di aggressività, di anzianità e di condizioni sanitarie, hanno più difficoltà a trovare una famiglia che possa prendersene cura. Nel periodo del Covid molta gente ha preso dei cani in adozione per uscire fuori all'aria aperta per farsi la passeggiata. Una volta che è finito il Covid uno si è reso conto che adesso il cane anche a mezzanotte ti devi alzare e lo devi portare fuori. Il cane è un cuore che batte. Presentata a Roma la 15ª edizione dei Libri nel Borgo. Dovrebbe partire a breve il filmato del servizio, appunto, della presentazione, alla presenza anche del ministro Sangiuliano, della rassegna in programma a Bisceglie dal 30 agosto al 1 settembre. Una grande festa dei lettori e degli editori con l'obiettivo di promuovere la lettura e incentivare la diffusione dei libri. Torna la sua 15ª edizione Libri nel Borgo Antico di Bisceglie. Contenuti e tanti autori che sono capaci di offrire spunti eccezionali, da Gino Cecchettin a Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Luca Sommi, Fefe De Giorgi, facciamo tutto il tifo per la nostra nazionale di pallavolo, e poi anche temi più leggeri, Rocco Tanica, insomma per tutti i gusti e per tutte le letture. L'altra novità è la collaborazione con il premio Campiello. Abbiamo ospitato a Bisceglie il 10 luglio i 5 finalisti del premio Campiello. Noi abbiamo un seguito di volontari che cerchiamo di avvicinare alle professioni culturali, e ci sarà un incontro tra i giovani del premio Campiello e i giovani di Libri nel Borgo Antico, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Un vero e proprio salotto culturale in centro città, con le sue piazze e vicoli pronte ad ospitare le migliaia di visitatori, scrittori e giornalisti che arricchiscono con idee, spunti di riflessione le serate estive del borgo medievale della città affacciata sul mare. Quest'anno un ospite in più, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che partecipò come autore alla prima edizione di questa rassegna. Ho sempre affermato che la cultura deve fuoriuscire dalla ZTL di alcune grandi città, da quella dimensione antropologica che sono i radical chic, e diffondersi uniformemente su tutto il territorio nazionale. Ecco perché noi, per esempio, stiamo lavorando con progetti specifici affinché in ogni comune d'Italia ci possa essere un teatro, un cinema, una rassegna teatrale e magari anche una rassegna libraria. La Regione Puglia è sempre molto attenta non solo alla promozione del libro, ma anche allo sviluppo della filiera del libro come segno di sviluppo sociale, economico, sostenibile e inclusivo. Era questa l'ultima notizia della prima edizione dell'informazione di Antenna Sud. Rimanete sintonizzati, fra pochi istanti la nostra pagina sportiva, e a seguire ci ritroveremo con il nostro approfondimento. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.